insieme possiamo impegnarci a migliorare quello che è una situazione ancora troppo difficile. Apriamo quattro porte simboliche di Napoli per dire che Napoli vuole intraprendere un futuro ricco di speranza e di concreta realizzazione di progetti. Quando facciamo il giubileo non vogliamo mai solo attestarci a discussioni generiche, ma vogliamo scendere sempre nel concreto. E nella concretezza di questo giubileo del mare c'è il fatto che stamattina io stesso ho potuto consegnare a questi giovani le schede di iscrizione. Una volta fatto il corso, tutti questi ragazzi verranno impiegati a lavorare per quello che hanno potuto preparare. Anche questo è un modo di vivere lo spirito del giubileo, perché vogliamo dare questa tonalità di legalità e di responsabilità, di corresponsabilità di tutti. Ognuno di noi realmente può contribuire a una crescita umana, sociale, civile, morale e religiosa della comunità. Thank you.
Cari fratelli e sorelle dell'Arcidiocesi di Napoli, vi saluto tutti con grande affetto e sono lieto di unirmi spiritualmente alla solenne celebrazione di chiusura del vostro Giubileo, che ha costituito per l'intera comunità diocesana un tempo forte di speranza e un'opportunità di nuova evangelizzazione. Saluto anzitutto il vostro Arcivescovo, il caro Cardinale Crescenzio Sepe, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, i catechisti e gli altri operatori pastorali, con un pensiero speciale per le famiglie, i giovani e gli ammalati. Mi rallegro vivamente con tutti voi, per il cammino che avete percorso in questi mesi ha visto la gioiosa partecipazione e il coinvolgimento cordiale della comunità ecclesiale, come anche di quella civile e di tante persone di buona volontà. Ho appreso con piacere che in molti hanno offerto il proprio generoso contributo per la crescita spirituale, morale e culturale della vostra città e della diocesi. Questo speciale anno giubilare è stato infatti per la Chiesa che è Napoli un tempo di immersione nel mistero di Dio e perciò un anno di grazia. Si può paragonarlo ad un battesimo, perché in un certo senso il Giubileo ha aperto il cielo su di voi e ha fatto discendere sulla vostra vita e sulla vostra comunità la forza dello Spirito Santo, similmente a quando discese sui discepoli nel Cenacolo a Pentecoste. È proprio lo Spirito Santo che ha reso belli e significativi i diversi momenti del vostro Giubileo, ha suscitato in voi propositi santi, progetti generosi e soprattutto un rinnovato desiderio di infiammare la vostra città con il fuoco del Vangelo. Sì, cari amici di Napoli, il cielo è aperto sopra di voi e voi potete camminare con rinnovato entusiasmo e affrontare con la forza della fede, della speranza e della carità i molti e complessi problemi che si incontrano nella vita quotidiana. Come gli Apostoli, dopo la Pentecoste, si misero ad annunciare con coraggio la buona novella, anche voi, dopo questo Giubileo, rinnovate la speranza, lasciatevi guidare dalla forza dello Spirito Santo e collaborate con rinnovato slancio alla missione della Chiesa. Ciascuno, mettendo a frutto i doni ricevuti, ponendoli al servizio degli altri e dell'edificazione dell'intera comunità, senza personalismi né rivalità, ma in spirito di sincera umiltà e di gioiosa fraternità. Abbiate sempre, come già fate, speciale cura dei fratelli più piccoli e fragili, dei più poveri e svantaggiati. La Beata Vergine del Carmine, protettrice della città partenopea, e San Cenaro vegliano su di voi e vi aiutino a portare avanti con perseveranza e fedeltà gli impegni assunti in questo anno giubilare. Insieme con la mia preghiera vi accompagni sempre la benedizione apostolica che invio di cuore a tutti voi. Cara Eminenza, un anno è ormai trascorso da quando lei volle, come alto pastore della amata città di Napoli, dare avvio al ricco e complesso percorso giubilare che in questi 12 mesi ha scandito la vita della sua diocesi, articolandosi in molteplici edificanti iniziative che hanno interpretato ricchezze, bisogni, speranze dell'intera comunità partenopea. Questo che si sta concludendo è stato sicuramente un anno difficile che ha visto tutti gli italiani chiamati a fronteggiare con indubbi sacrifici la pesante situazione della finanza pubblica e Napoli, le sue famiglie, il suo tessuto socio-economico non sono stati di certo risparmiati dalla severità della crisi. Tuttavia, proprio nelle attuali difficoltà all'impegno civile della comunità cittadina, lei, con attenta e sensibile visione pastorale, ha voluto affiancare la rinnovata presenza di quella ecclesiale, volta a ribadire il diritto dell'uomo, di ogni uomo, alla dignità, al riscatto, alla libertà,
ad una nuova fiducia e speranza in coerenza con il significato biblico del termine giubileo. Nel mio messaggio del dicembre 2010 io auspicavo per Napoli una nuova primavera di speranza, primavera che, ne sono certo, non potrà non arrivare poiché ne vedo i segni potenziali nelle tante realtà sane presenti nel tessuto sociale di Napoli, nei giovani soprattutto, sempre più insofferenti nei confronti dell'ingiustizia, della illegalità, dello spreco delle risorse. E avere con tanti appuntamenti ed attività giubilari di questi 12 mesi coinvolto tutte le componenti, anche le più fragili e bisognose, della vita della città, aver indicato a tutti la via del dialogo e del solidale e civile impegno è sicuramente, Eminenza, un contributo alla crescita della comunità partenopea che non si esaurisce con la chiusura di questo giubileo, ma che continuerà a dare nel frattempo i frutti fecondi. È in questo spirito che la prego, Eminenza, di accogliere i sensi del mio più vivo apprezzamento per l'opera costante e appassionata che lei svolge per l'intera comunità e di trasmettere il mio saluto caloroso ed il mio sentito e partecipe augurio a tutti i partecipanti alla cerimonia di chiusura del Giubileo di Napoli.